sempre nel filo di là. Allora direi che dalle prime serate stiamo salendo sia come qualità, sia come presentazione e anche come esecuzione e tutto il resto. La verità è iniziata a capire. Degli altri che sono laggiù in fondo, fate tesoro di quello che hanno fatto, perché bisogna andare più avanti, bisogna fare cose ancora più belle. Gli ultimi piatti dovranno essere perfetti, cioè sempre più avanti, le decorazioni, quello che si fa nel piatto si mangia, cercare di dare la centralità ai prodotti. Non mi stanco di dirlo, perché poi è anche piacevole vedere una bella cosa che è bella da vedere e buona da mangiare. Veniamo però alla nostra serata. Allora, siccome siamo sempre nel fine di lana, c'è da fare un sconto. Allora, cos'è? È ripartita, era l'unica che aveva portato in Italia pasta. E io dentro di me ho detto, vuoi vedere che questa sera vediamo una piramide di pesci interessante? Nel senso, io mi aspettavo che lei facesse una specie di pesce sormontato con delle sfogliatine, pesce alternate, che siccome c'è la tendenza a fare dei piatti che si elevano dal piatto, perché sennò vediamo le cose spiaccicate in terra, e siccome allora il governo ci ha già spiaccicato in terra, noi sa voglia di risuscitare, sa voglia di risalire, allora mi aspettavo da quel piatto una resurrezione. Poi non lo so cosa gli è preso sulla testa, ha cambiato marcia e ha fatto un calzone. Poi che fa rima con una pazzone, poi è inciampata, ma questo non è colpa sua, quando è andata a ripiegarlo si è rotto e quindi quel piatto un attimino ha perso, ma è ripartita con tutte le ottime intenzioni. Perdi, questo non ho decretato niente, adesso vado a piatto per piatto a dire le peculiarità positive e negative. L'Anna è stata nel classico, lei ha preso i filetti, io gli avevo detto, era sta attenta quel fuoco, sta attenta quel fuoco, perché il pesce da una parte si cuoce, ma stranamente cosa succede? Per effetto di troppo calore, che la pelle assorbe l'olio, fa la barriera e non cuoce la parte interna. Quindi, voi siete testimoni, ho cercato, ho fatto da tutto, ve l'ho detto queste cose, ma questo servirà per un'altra esperienza, per altre situazioni. E insieme vi è arrivato comunque a farla bene, però ecco, questa era la particolarità. Michele ha osato, perché lui ha cercato di fare un contatto di lavoro tra crudo, cotto, verdure, ci ha messo un po' di tutto, ha tirato la monetina, stavolta la monetina sembra che sia caduta a piedi, ora vediamo, poi noi abbiamo già nella nostra testa, passerà, ci sono 10 minuti. Allora, vi ricordo comunque che tutti e tre, mia Michele, mia Roberta e Anna Maria sono in finale, quindi allora tutti e tre ci vanno, vediamo. Queste considerazioni che io vi ho fatto serviranno nella finale, devono fare tesoro, perché nella finale c'è solo un vincitore, quell'altro stanno guardando. Come diceva il mio amico del Topolino che va in bicicletta, e Stefano me lo può confermare, conta i primi, quell'altro non c'entra niente. Allora, questa sera c'è un vincitore, però possiamo dire che c'è già tra i tre una sconfitta di questa sera e la finale. Torno. Noi abbiamo fatto una piccola classifica, ovviamente tratta di, ecco, di poco, però la classifica l'abbiamo fatta. Noi abbiamo classificato al terzo posto Anna Maria
Mike Collins è stato benissimo. E la terza